Bentrovati ad una nuova puntata di Europa Domani. E andiamo a quello che è il tema principale per l'Unione Europea per questo 2013, che è l'anno europeo dei cittadini, in occasione del quale si stanno svolgendo in tutti gli Stati membri le tappe di un lungo dialogo tra le istituzioni e i cittadini. In Italia il dibattito si articola in 5 tappe. La prima si è svolta a Napoli sul tema dell'occupazione alla presenza del commissario Laszlo Andor. La seconda si è tenuta a Torino con la commissaria Cecilia Malmström e aveva al centro i problemi legati alla sicurezza e alla protezione dei cittadini. La sessione di Roma, con la partecipazione del vicepresidente della Commissione Antonio Tajani, è stata dedicata al tema dell'imprenditorialità. La quarta tappa si è svolta a Pisa, dove si è parlato di ambiente, rifiuti, suolo e consumo sostenibile con il commissario Janez Potocnik. Il quinto incontro sarà a Milano il 7 giugno prossimo con la commissaria Connie Hedegaard. In occasione dell'anno europeo dei cittadini e del 25esimo compleanno dell'Erasmus è stato lanciato il concorso Tu sei l'Europa. L'iniziativa è aperta agli studenti universitari fino ai 25 anni di età e alle ultime classi delle scuole superiori. Il concorso prevede la realizzazione di un fotoracconto sul tema della cittadinanza europea. La scadenza è stata fissata al 30 aprile. I lavori più originali saranno premiati con numerosi tablet messi in palio per l'occasione. Rientra invece nei programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita il progetto promosso con la rete NEL LIP. La rete vuole promuovere l'elevata qualità dell'apprendimento delle lingue grazie all'applicazione dei criteri impiegati nell'assegnazione del label europeo. Il sito della rete raccoglie circa 500 progetti, casi di studio e buone pratiche e contiene i rapporti nazionali che illustrano per ciascun paese l'organizzazione e la gestione del label europeo, le priorità e le campagne nazionali. La rete consente la condivisione di esperienze tra i partner associati. Tra i vantaggi vi è inoltre la possibilità di individuare partner a livello internazionale per sviluppare progetti linguistici comuni. Lo stesso programma finanzierà anche un progetto dal titolo Tecnologie interattive per l'insegnamento delle lingue. L'iniziativa è volta a sostenere gli insegnanti di lingue di qualsiasi contesto operativo attraverso svariate risorse didattiche, come video in diverse lingue con esempi di oltre 250 situazioni didattiche e strumenti per imparare ad utilizzare le lavagne interattive multimediali durante le lezioni. I materiali didattici riguardano l'insegnamento di varie lingue e sono per vari livelli di conoscenze linguistiche e gruppi di età. E questa era la nostra ultima notizia. Ricordate però che l'appuntamento con l'informazione dall'Unione Europea torna tutti i giorni su questo canale.